Buongiorno! Specifica finale per l'installazione. Configurazione di base per l'operatività con Intelligence sui cambi EuroSud, EuroCHF e sul Cross XAG, USUD Silver e USUD CHF. Scaricare MetaTrader 4 e assicurarsi che AutoTrading sia disabilitato, quindi il cerchio rosso qui in alto. Aggiornare tutte le valute disponibili. Clic sinistro sulla vista del mercato. Eccolo qua, vista del mercato. Adesso posizionarsi su qualsiasi valuta e clic destro. Con clic sinistro andiamo a schiacciare mostra tutto. Accertarsi di avere disponibile sul computer la cartella contenente l'intero kit dei files di Intelligence. Io ce li ho sul desktop. Dalle MT4, caricare PEMA CloseAll e Intelligence sui consiglieri esperti. Andiamo a vedere come. File, apri scheda adatta, desktop, PEMA CloseAll e Intelligence, copia, indietro, MQL4, esperti, incolla. Adesso andiamo anche ad aggiornare, quindi clic sulla stellina gialla sul navigatore, andiamo sui consiglieri esperti, clic destro e aggiorna. Eccoli qua. Aprire il numero di grafici delle impostazioni scelte su EuroSud, EuroCHF, XAG, USUD Silver, USUD CHF, tutti in H1. Primo grafico, EuroSud. File, nuovo grafico, maggiori. EuroSud. Ingrandiamo e andiamo a trascinare la prima clausole. Comune, permetti compravendita in tempo reale. Secondo grafico, EuroSud. File, nuovo grafico, maggiori. EuroSud. Andiamo a trascinare Intelligence. Comune, permetti compravendita in tempo reale. Terzo grafico, EuroCHF. File, nuovo grafico, maggiori. EuroCHF. Andiamo a trascinare Intelligence, comune, permetti compravendita in tempo reale. Quarto grafico, XAG, USD. File, nuovo grafico, Spot Metals. XAG USUD. Andiamo a trascinare Intelligence, comune, permetti compravendita in tempo reale. Quinto grafico USUD CHF. File, nuovo grafico. USUD CHF. Andiamo a trascinare Intelligence, comune, permetti compravendita in tempo reale. Su ciascuno dei grafici aperti, cliccando sulla faccina dell'expert caricato, procedere al caricamento delle impostazioni o strategie scelte per ogni grafico. Primo grafico della prima clause all è un set già preimpostato di base. Secondo grafico, EuroSud. Clic sinistro sulla faccina triste. Valori di input, carica. Desktop, set è 100 EuroSud. Terzo grafico, EuroCHF. Clic sulla faccina triste, valore di input, carica, desktop, set è 200 EuroCHF. Quarto grafico, XAG USD Silver. Clic sinistro sulla faccina triste, valori di input, carica. Desktop. Set E 400 XAG USD Silver. Quinto grafico. Clic sulla faccina triste, valori di input, carica. Desktop. Set E 600 USD CHF. Per verificare di aver caricato le impostazioni corrette, guardate i magic number di ogni impostazione. Devono essere come quelli che trovate sul video precisamente.
Allora, faccina triste. Andiamo sul secondo grafico. Faccina triste. Valore di input. E abbiamo magic number 100. Terzo grafico. EURCHF. Clic sulla faccina triste. Valore di input. Magic number 200. Quarto grafico. Clic sulla faccina triste. Valore di input. Magic number 400. Quinto grafico, USDCHF. Clic sulla faccina triste, valore di input, magic number 600. Verificare la corretta impostazione su ogni grafico dei seguenti parametri. Data inizio conteggio. La data d'inizio della vostra operatività con la versione attuale del sistema. E adesso andiamo con doppio clic di inserire la data odierna. Mi raccomando, su tutti i grafici. Loti INIZ. Si trova anche lei, clic sulla faccina triste, valore di input, loti INIZ. Indica la dimensione dei lotti con cui si desidera operare. Attenzione, non eccedere la dimensione di 0,20 lotti. I valori possibili sono da 0,01 lotti a 0,20 lotti sulla base del capitale che avete a disposizione sul conto. Vedi la tabella sul manuale. Operare con dimensioni di lotti inadeguati rispetto al capitale può farvi perdere l'intero capitale. Infine, avviare l'autotrading. Io vi ringrazio, arrivederci.